Buongiorno e ben ritrovati con il TG di Lecce News 24. Apriamo il nostro notiziario con un incontro che si è svolto questa mattina presso la provincia di Lecce. Un incontro che si è trasformato in un acceso confronto politico tra il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e l'assessore regionale alle attività produttive, Loredana Capone. Si doveva parlare del futuro dell'orchestra Ico Tito Schipa, ma sarà stato il clima elettorale, sarà stato il solito rimbalzo di responsabilità tra provincia e regione. Fatto sta che poco si è parlato di quello che ne sarà della fondazione dell'orchestra, che rimane sempre appesa ad un filo. Dopo l'intervento del presidente Gabellone, che aveva sottolineato ancora una volta i disastri provocati dalla legge sul riordino delle province e aveva accusato la regione di avere un occhio di riguardo verso gli ambienti culturali baresi rispetto a quelli leccesi, Loredana Capone ha accusato di immobilismo e di mancanza di chiarezza la provincia. A quel punto il presidente della provincia è andato via, abbandonando l'aula. E proseguiamo con la cronaca. Nella notte gli agenti della sezione volanti della questura di Lecce sono intervenuti in via Dalmazia, dove una signora ha chiamato il 113 raccontando che un suo condomino al terzo piano stava maltrattando il proprio cane. I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati in casa di tre studenti 25enni. Poi, davanti agli occhi degli uomini della polizia, si è presentato il cane, un pastore tedesco di nome Rocky, apparso in buone condizioni, che si è avvicinato agli agenti per farsi accarezzare. Era però evidente sul dorso dell'animale il pelo bagnato e per terra vi erano alcune macchie di sangue con un vetro rotto. Subito dopo è stato richiesto l'intervento del veterinario dell'ASL, che ha trasportato presso il canile municipale di Lecce il cane. Il proprietario di Rocky è stato indagato in stato di libertà per maltrattamenti. E proseguiamo con la politica. Oggi presidio davanti al Tribunale di Lecce, un presidio pacifico composto da associazioni, comitati e cittadini a sostegno del lavoro dei magistrati impegnati nella delicata questione per il disseccamento rapido degli oliveti. L'obiettivo è quello di consegnare al procuratore capo, dottor Cataldo Motta, un documento pubblico di sensibilizzazione riguardanti le procedure non legittime messe in campo dal piano Silletti. No alle eradicazioni e ai pesticidi, quindi, questo è il leitmotiv del Buone Pratiche Day, manifestazione che oltre a Lecce si sta tenendo oggi in molti comuni salentini. E concludiamo con lo sport. Proseguono gli allenamenti dei giallorossi in vista del derby di domenica, che li vedrà opposti al Foggia. Nella giornata di ieri la squadra è stata impegnata in una singola seduta mattutina al Via del Mare, nel corso della quale il tecnico Alberto Bollini ha fatto svolgere una serie di esercitazioni tecnico-tattiche con una partitella finale a metà campo. Embalo è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Salvi, Manconi e Caglioni hanno svolto differenziato. Oggi previsto un allenamento a porte chiuse nel pomeriggio. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è a domani con il TG di Lecce News 24. Tutti gli approfondimenti sono presenti su leccenews24.it, anche in versione mobile.